Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima del test, due cosette, veloci veloci. Innanzitutto è arrivato il drone, ovviamente l'ho già spacchettato e tutto quanto perché non potevo aspettare, insomma fremevo ed eccolo qua. Più o meno vi dà un'idea di quanto è grande, questa è la mia mano e questo è il drone. E quindi, cioè, io sapevo che era piccolo e appunto ho preso questo qui invece del Mavic Pro, è perché mi serviva qualcosa di un po' più comodo e versatile. Qui prendi, lo metti dentro al giacchetto, lo metti ovunque. Con questo qui faremo delle riprese assurde. Soprattutto è più piccolino, dà meno nell'occhio e la gente rompe meno le balle se lo guarda. Ma quello ci è arrivato anche il telecomando che ci permetterà di mettere qua il telefono e guardare quello che guarda lui. Spettacolare, bellissimo, sono contentissimo, non vedo l'ora di utilizzarlo. Ma per adesso togliamolo perché è arrivato qualcosa che stavo aspettando da un sacco. Finalmente il pacco di Girada. Tadan! GoPro Hero 5. Ho aspettato soltanto un mesetto. Me l'hai detto che stai facendo l'unboxing. Che tu puoi arrivare mesetto e qualche giorno, più o meno una settimanella, è arrivata la GoPro Hero 5 che avevo ordinato tramite Girada. Ah, ma quindi funziona, è una fregatura. Bravo, vedi? Questa è la domanda che si fanno tantissimi, perché dicono: ma Girada funziona? Pure io devo ammettere che all'inizio dicevo: ma si paga talmente tanto di meno che funziona, non funziona, come mai? Mi sono documentato, effettivamente la roba arriva sempre, quindi ho detto proviamo, dato che devo anche iniziare questa serie con il motorino. Voglio avere due telecamere perché sennò sta a fare sempre passa, ripassa, passa, ripassa sui caschi, non me va. Pistole su Girada è possibile in due modi: o portate altra gente, amici, conoscenti, gente presa per strada, chi ve pare che acquista qualcosa che ha stesso valore dell'oggetto che volete prendere voi, oppure superiore, fino a un massimo di tre persone. Pure come ho fatto io, dato che non mi andava di stare a cercare gente, li mettete in lista, pagate il prezzo iniziale, che è quello più basso, dovete soltanto aspettare. Io ho aspettato un mese e qualche giorno ed eccola qui. Qui sotto in descrizione vi lascio sia il link del sito di Girada e anche quello della lista dove ho acquistato io, e sicuramente ci prenderò altre cose, dato che mi serve comunque sia un portatile per quando sono in giro e un sacco di altre cose. Ha funzionato e quindi continuerò a utilizzarla. Detto questo, direi che è ora di andare a fare il test di questa leggendaria moto e niente, ci vediamo direttamente lì. Eccoci qua, appena arrivati. Dovrebbero stare qui, eccolo lì. E innanzitutto diciamo la moto, ma tanto l'avete capito perché sta qui davanti, NSR versione F. Moto leggendaria, ha fatto la storia 325. Siamo qui con Stefano, Andrea, Federico. La moto è loro. Abbiamo capito che è di famiglia. È bellissima, raga. Ho detto che è dell'88, quindi potete capire, cioè batte anche il mio record di moto più, diciamo, vecchia, ma non so, dovrebbe di vecchia, più datata, provata, perché fino adesso è stato il Genesis dell'89. Direi proprio di andare a vedere come se la cava, senza esagerare, comunque sia, perché è sempre un due tempi. Io ho una paura assurda del due tempi. In realtà con questo non mi è mai successo niente, però ogni tanto vedi video su internet, vado sempre con due tempi, vado sempre molto calmo. Va bene, dai, andiamo a provare come va. Vedi com'è piccoletta, oh. Sembra, se la guardi dall'esterno, sembra più grande. Se pure col baricentro bello basso. Queste qua le sospensioni ovviamente non gli avete mai rifatte, sono sempre sulle sue. Ok, no, perché teniamo conto di tutto, no? Sennò poi dici cose sbagliate. No, sospensioni rifatte. Famo la scalda un pochetto, va. Dai che oggi facciamo il test in compagnia, cioè ragazzi che mi accompagnano. Ci abbiamo uno Squarna e ci abbiamo una Vespetta, un 102, un PX 102. Potrebbe sembrare offensivo, ma non lo è, cioè in termine positivo. È una bicicletta, è veramente agile. Le ruote piccole si sentono tutte. Andando con un filo di gas è silenziosissima. Bello, bello quando apre la valvola, bello. Madonna quanto mi piace che sia così agile, è veramente fantastica. I freni anche non se la cavano male, non dico che sono perfettissimi perché li sento un pochino, tendono ad allungare un pochettino la frenata, ma regà, cioè, bisogna, non è che si può valutare come se fosse una moto nuova appena uscita de pacca. Il freno per essere su un 125 e comunque sia dell'88 va bene. Le sospensioni, vuol dire che su questo modello, almeno su questo modello, sono dure. Non tanto il davanti quanto il posteriore, sento proprio che dà delle belle insaccatine. Che è qua? Oh! Ma che cazzo? Ma le pecore qui, insomma, cioè. Finite? Dai, vaffancina, su. Ma guardate, oh. Dai che ci abbiamo la pagare 125, mi sento tornato ragazzino. Ma giovani di 10 anni, incredibile, dai, dai. Vai, proviamo a guidarla. In maniera un po' più spinta, eh? Sulla staccata si comporta bene, vediamo in percorrenza. Molto bene. Giù, vai, 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 vai. Ehi. Voi, ragazzi? Ci siete? Allora, devo dire, nei cambi di direzione veramente veloce. Una volta che la butti lì, precisa, una lama, non
balla, raga. Incredibile, io pensavo che comunque sia poco carenata, prendi tanto vento, le rotine piccole. No, la metti lì, ferma, ti butti fuori e lei fa la sua traiettoria pulita, pulita, la porta a casa. E il freno davanti l'abbiamo provato e almeno per adesso ci ha convinto, si è comportato bene. Ecco, non devi chiedergli troppo perché altrimenti rischi che fai un bel lunghetto. Magari facendogli uno spurghetto, si sistemano un sacco di cosine, la ritorna al suo antico splendore. Il freno dietro invece, diciamo, no, non è che è inesistente, però non ci facciamo affidamento, ecco. Ecco, pure io. Non è vero. A parte che non so boro, e poi non lo farei mai con una moto che non è mia. Io direi di fare una bella partenza, così vediamo anche come se la cava da ferma. Chi è d'accordo con me? Che cazzo è qua? Che? Che si può andare? Eh sì, per forza, questo è il mio campo di prova, io devo fare la partenza da fermo. C'è qualcuno? No, ok, via. Abbiamo un po' toppato. Macchina per fuori, spostati, molto bene. Beh, regà, oh, 100, siamo già sopra i 100. 120. A parte che ho cannato un pochettino la prima, però regà, viaggia, cioè per essere in 125 va. Ma io mi immaginerei con questa in pista quanto mi diverto. Ma senti quando andrò, vedete. Aspetta. Eccola. Ci fermiamo e dato che ce l'abbiamo facciamo volare il drone, così prendiamo anche, se ci riesco, un po' di tramonto. Ah, cavalletto? Sì? Ok, ritorna sul cavalletto, mi impiccherò questo coso. Sei giù? Sei giù? Ok. Abbiamo provato a far volare il drone. Ora non so se ha fatto le riprese o no. Perché? Perché mi si è scaricato il cellulare e stavo volando alla cieca e ho utilizzato soltanto il telecomando. Peccato, peccato, perché il posto era veramente bello, era molto suggestivo. A questo punto direi innanzitutto di togliere la freccia e si riparte. Mamma mia, che bello ragazzi. Voglio 125. Tra l'altro sta facendo veramente buio. Anche perché poi faccio le prove sempre di mattina, no? Per avere la luce del sole. Il problema più che altro dell'inverno è che se tu fai la prova, ecco, ci siamo dati appuntamento alle 4:30, è passata a malapena 45 minuti, sta facendo buio. Oltretutto fa un freddo boia, perché di solito vengo qui a provare le moto, ma non di sera. Cala un'umidità atroce. Oh, ma che cazzo stai a fa? La gente sta fuori, oh. Ma te se spegne se lasci il gas? Mazzo, ho parlato. Ma io mi sto zitta la prossima volta. Ma è che siamo tornati al punto di partenza, se almeno restituiamo la moto al ragazzo e soprattutto al padre, perché è veramente il vero proprietario è lui di questa bellezza. Magari mettessi la prima sarebbe anche meglio. Dov'era? Lì? Dove mi metto? Mi metto qui, mi metto. Four stroke Kepellent. Ho trovato un pezzo di R. Kepellent. Repellent. Ho fatto io a mano. A mano? Che vuol dire a mano? Ho fatto io adesivo. Ah, ti sei messo là a tagliare le lettere? Ma tu sei un folle. Ragazzi, che dire, abbiamo avuto l'onore e il piacere di provare questa NSR, moto cara. Cioè, ci ho avuto la fortuna di trovarla e trovarla vicino casa. Cioè, è assurdo. Così, ecco, ho portato pure questa qui che mi stare sempre a chiedere. Quindi, oh, attenzione, perché il pubblico conosce anche moto di questo calibro. Quindi questo sta a significare che non abbiamo soltanto quelli più giovani. Tra l'altro, qui abbiamo la Vespa che ci ha accompagnato nel nostro giro. È in vendita. Questa però la fai provare prima che dai via. Questa qua che c'ha? C'è il 102. C'è il 102. Vabbè, rapporti più lunghi, carburatore, pacco lamellare, la prova. C'è un sacco di cose. Ma facciamo così. Dato che è in vendita, mi dai Instagram, Facebook, quello che è, lo mettiamo qua sotto in descrizione, così almeno per chiunque fosse interessato, pure prezzo, qualsiasi cosa, chiedete tutto a lui. Noi non ci rimane altro che ringraziare tutti quanti. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo. Qua sotto nei commenti dite quello che ne pensate di questa moto, se vi piace più la versione questa qui, la EFO, se vi piace per caso più quella carenata. Ciao!